giovedì 20 giugno, June 20, I'm going Austin. Oggi meno di 300 km di strada, vado ad Austin. E poi nel weekend incontrerò Paolo a Houston. In the weekend I will meet my friend Paolo in Houston. Mezzogiorno, è appena uscito il video su YouTube. Mangio qualcosa e controllo la Texana là. Oggi è così, abbastanza monotona, molto umido, tanta umidità ormai, e l'umidità mi sta accompagnando praticamente da dopo Amarillo. E niente, let's go. 221 km ad Austin, 2 hours. 2 hours and I'm in Austin. Un prefabbricato. Nice. Vediamo quanto costa la benzina a 60 km da Austin. Ormai faccio sempre a 89. 3.5, dai. Sempre meglio che la California, che cosa sai. La nostra uscita. Il mio motel è proprio dall'altra parte. Sono le 15, sono arrivato qui nel mio motel. Adesso sposto la moto davanti alla camera. Gli ho chiesto la ground floor room, down the stair, e me l'hanno trovata una. Moto parcheggiata, questa è la motel room 105, costa 65 dollari. Vedete, qui in America ci sono spesso i letti king, lì come si chiamano, quindi potreste dormire tranquillamente in quasi due coppie se vi fate un po' stretti e dividere la spesa. Ora potrebbe davvero essere cheap, economico. Ma io sono solo, la mia matroschina purtroppo è rimasta in Russia, so my matroschina still in Russia, so this is my room for just for me. See you in 2 hours. Bene, andiamo ad esplorare Austin. Guardate che traffico. Ok, downtown Austin. Vediamo cosa avrà da offrirci. Grattacieli, palazzoni. Una bella chitarra, qui si suona musica dal vivo, è famosa per la musica dal vivo Austin. Eccolo qua, il Campidoglio di Austin, siamo nel cuore di Austin. Colorado River, Austin. Beautiful, wow. Sto esplorando Austin, ma è tutto difficile perché, come vedete scritto lassù, ci vuole un'app, Parche ATX, che io non trovo assolutamente per pagare il parcheggio, quindi se lasciassi la moto qui potrebbero anche portarmela via col caro attrezzi, quindi non devo perderla di vista perché non riesco a pagare il parcheggio. Qui c'è pieno di negozi fighi da cowboy. E ora vediamo un po'. Inizia anche a piovere. Siamo letteralmente in paradiso, guardate, Stetson Open Road, e guardate come fa il trattamento al cappello. Guardate, sto già provando l'open road Stetson, sto già la taglia 7-5 ottavi. Ho la testa grossa. Bellissimo. Mamma mia, questo è veramente cattivo. Wow. Ok, esco col cappello. Comprato, 350 dollari. In Italia, in Europa, introvabile. A prezzo, costa meno un triplo. E sarà ricordo di questo viaggio con la Texana. Ora sono texano anche io. Allora, qui sono tutti cappelli. Cappelli cowboy. E adesso devo capire come fare a portare il mio. A portare il mio in moto e non rovinarlo. Questo è un altro negozio con gli stivali, sono in paradiso, scusami. Sono in paradiso, guardate, sono in paradiso, anche le cinture, mamma mia, voglio diventare un cowboy. Abbiamo trovato il box per il cappello, il Wrangler da cowboy, le camicie da cowboy. È stata sicuramente una pazzia perché non so come posso mettere l'altra borsona che ho qui, a meno che non lo leggo qui sul top case, e la vedo dura trasportarlo così, però in qualche modo mi studierò. Adesso vado a casa, vado in un motel, mi riassetto e vedo come fare. Inizia a piovere forte, la solita fortuna. La mia unica sera qui ad Austin, guardate che tempo di cacca. Ho lavato completamente. Porca miseria, che sfiga.
Speriamo che non sia entrata l'acqua nel cappello, se no si rovina subito. Benissimo, ho lasciato la moto. Now I'm going by Uber in the center. We are going to Brokespoke Bar. It's Honky Tonk Bar here in Austin. Andiamo in un bar Honky Tonk qui ad Austin. Brokespoke, questo è uno dei locali country più famosi, Honky Tonk, più famosi qui ad Austin. E in realtà è fuori città, circa 7 km fuori città. Qui all'interno del Brokespoke c'è anche questa sorta di museo con tutte le foto degli artisti. E ho parlato con un signore che è praticamente uno dei proprietari e conosce benissimo Willie Nelson, e quindi è stato per me un colpo perché vorrei incontrarlo. Sono le 11:10, venerdì 21 giugno, guardate, il mio Stetson è qui, sono riuscito a caricarlo. Ieri serata bellissima e Austin è sicuramente la città dove vorrei vivere, senza ombra di dubbio. Adesso ha 17.796 km, dal Tagliando abbiamo percorso 3.542 km. Quindi il programma, come ho detto, è di visitare ancora un po' Austin e poi vado a Houston. Il mio amico Paolo, giusto per darvi qualche indicazione se veniste mai qui ad Austin, adesso vi porto nella strada dei locali, la sesta strada. Tutti i locali stanno qui, a parte quello che abbiamo visto ieri, Brokespoke, che è proprio fuori Austin, però questa è la via dei locali dove c'è la movida di notte. I locali generalmente qui sono aperti fino alle 2, però davvero Austin merita, davvero bello. Negozi di tattoo, sarebbe bello fare un tatuaggio qui sicuramente. A me piace molto fare le cose in viaggio, come comprare oggetti che poi dopo userò nel tempo, ad esempio il cappello Stetson che ho acquistato ieri, o fare tatuaggi in viaggio. Ne ho fatti parecchi nei miei viaggi, ho vari tatuaggi fatti in California, fatti a Sturgis e in Russia. Eccola qui, la stessa strada, guardate com'è colorata, com'è vivace, vivace come Austin, vivace come il Texas, piena di questo stile cowboy, country. Guardate, qui di sera è pieno e siamo proprio nel weekend, quindi non posso immaginare stasera cosa mi perderò visto che dovrò andare a Houston. Sarebbe bello poter restare qui tanto tempo, sarebbe bello poter fare moving qui, assolutamente. Austin, this is Austin guys, I'm your eyes in Austin, I'm your eyes in Texas. 1886, wow. Beautiful Austin. Voglio anche mostrarvi il fiume è il Colorado River, dove la gente fa il bagno, sembra quasi essere al mare. Colorado River. E qui lo skyline. Mi sa che questo tizio ha un po' spaccato tutto qui. Holy shit. Wow, si è spaccato proprio l'asse. Amazing. Toyota Tundra. Best car in Texas. La Texana è parcheggiata lì, qui c'è, qui dietro di me c'è l'ingresso della piscina, pool, si fa il bagno nel fiume, però è tutto attrezzato e ci vuole il biglietto. Noi non abbiamo tempo di andarci e quindi andremo a fare una foto del river, del Colorado River. Vedete, ecco come funziona, hanno fatto una piscina sul fiume, nel fiume. E qui faccio un saluto a tutti i vigili del fuoco, visto che questo è proprio il reparto dei vigili del fuoco qui, di questo quartiere. Guardate come sono attrezzati, bellissime questi mezzi così, si vede che sono pronti a entrare in servizio, fantastico. Texana parcheggiata, sono tornato nella via dei negozi e ho lasciato tutto lì sulla moto, quindi se qui rubano sono rovinato, perché mi fregano il casco. Non ho lasciato le GoPro. E andiamo a esplorare ancora un po' di negozi cowboy, che sono tornato nel mio negozio preferito. Can I try again this one? Yeah, of course. So. Bellissimo. Questi custom sono veramente uno più bello dell'altro, veramente li vorrei tutti. Vedete che dà lo shape al cappello. Il ragazzo che stava dando lo shape al cappello è il proprietario, ieri mi ha venduto lo Stetson, ci siamo salutati, mi sta seguendo su Instagram, è rimasto
entusiasta del mio viaggio, e quindi magari ci rivedremo un giorno, chi lo sa che non vengo a vivere ad Austin. Texas is my soul, Texas in my soul. Bellissima questa immagine che porta fino di Austin, che porta fino al Campidoglio, ma qui c'è Willy. Ora mi faccio la foto, è d'obbligo, la foto con Willy. Willy Nelson, qui da Austin. Purtroppo è venuto il momento di andare. Dobbiamo ripartire e next stop is Houston. Mancano 67 km al motel, che è a sud di Houston, sud-ovest, anzi che è a sud-est di Houston, e dove è vicino dove abita Paolo. E niente, purtroppo è trafficato. So I'm getting to the place of my next night, and this is Houston area, and of course is traffic and humid. Houston, qui texana, Houston, qui texana, abbiamo un problema. Real Texas, real Houston. Go Houston, go. Ok, sono le 18, Motel 6. Secondo me è il mio amico Paolo, ho sentito il rumore di una fricona. Go Africona, go! Go, go, go! Ciao Paolo! Com'è? Bene, ho sentito il rumore della fricona, però... Sentito? Eh? Sì, ho sentito, È lo scarico che conosco. Ma io questa fricona la conosco già, è già sul mio canale YouTube, c'è il video del 2022 con Paolo. Go Paolo go. Allora, Paolo, Paolo in America è ormai un texano a tutti gli effetti, in America dal 1998. Così ha vissuto più in America che in Italia. Tu vieni dalla Sicilia, giusto? Dove? Un paese chiamato Lentini, appena fuori Catania. Ah, ok. Siamo stati a inizio anno con la Catherine. Ci sono le due africone, vedete bene la differenza, una moto sostanzialmente più bassa, un pochino più improntata al touring, e infatti in curva è piantata completamente, la sua è una figata, guardate come è pulitissima, la resa proprio minimal, scarico che adesso sentirete suona da paura, targa Texas, due texane, via. Texane, vai. Pulitissima. Quindi qui siamo nell'area di Houston, qui giusto? Noi siamo appena dietro la NASA. Ah, proprio qui dietro, sì. Infatti adesso ci andiamo. Ah, ci figo. E dopo andiamo verso Galveston. Quindi vediamo il Golfo del Messico, l'oceano, l'oceano Atlantico. Quindi il nuovo coast to coast. Stasera completo di nuovo il secondo coast to coast. Adesso toccherà il Golfo del Messico. Sì. È il giro di pista questo. Certo. Ok, ah, ti devo consegnare gli Smotard. Guarda lì. Guarda lì. Questo un po' di Italia ci vuole. Il tricolore. Lì. Ci siamo. E la patch. Fabri Rock. Go Fabri Go. Alla grande! Questo è lo Space Center Houston, che ora però è chiuso, quindi torneremo domani. Quindi lo shuttle parte di qua? Eh? Lo shuttle parte di qua? No, questo qui in pratica è la centrale della NASA, è qui. Ah. Qui a destra, dove controlla, l'anche sala di controllo, centro ricerche, tutto qui. Ah, ok, qui c'è proprio la NASA. La rampa di lancio si trova in Florida o in California. A Cape Canaveral? Lo stesso lancio, sì. Ah, ok. Da qui è dove c'è in pratica tutto. General Quarter. Infatti qui ci sono anche astronauti italiani che vengono a fuori. Domani torniamo e lo vediamo da vicino, entriamo proprio dentro. Wow! Per giorno entriamo? Puoi entrare lì e puoi anche visitare se vuoi, però poi ti puoi fare la foto proprio su, non lo so. Pazzesco. Siamo diretti a Galveston, quindi oggi arriverò nel Golfo del Messico. Look davvero aggressivo, la texana di Paolo. Con la targa minimal, senza porta targa, cambia davvero l'aspetto della moto.
Atlantico, l'abbiamo rincontrato, coast to coast to coast, sono i vostri occhi qui a Galveston, Texas, nel Golfo del Messico. È incredibile l'emozione che si prova quando ti vedi sbucare davanti l'oceano, ogni volta la stessa emozione. E guardate questo molo, fantastico, non vi ricorda un po' Santa Monica? Sembra proprio ieri, eravamo là sul Pacifico e ora siamo qui, sull'Atlantico, nel Golfo del Messico. Davvero emozionante, incredibile, come un mezzo meccanico, come l'Africa Twin, una moto, ti permetta di viaggiare così, così velocemente. È incredibile, basta metterci la benzina e andare, go, girare la chiave, non ha bisogno di altro questa moto. Galveston Island Historic. Oceano Atlantico, giusto? Wow, case da più di $1 milione, suppongo. Questo in pratica è l'ingresso del porto di Galveston. Ah, l'ingresso del porto di Galveston. Eccole qua. Anche il terminale delle crociere, nave delle crociere, partono da qui e vanno in Messico, vanno ai Caraibi. Awesome. Eccole qui le texane, i nostri amici procioni. Hey buddy. E guardate che tramonto. Golfo del Messico. Texas Sunset. Texas Sunset. Il nostro amico vuole fare un giro con l'Africona. Che forte, hanno usato il guanto. E qui ci troviamo esattamente nel centro di Galveston e come vedete è molto French Quarter, proprio perché è stato costruito dai francesi e ricorda molto New Orleans. E qui si festeggia il carnevale, davvero caratteristico, davvero davvero caratteristico. Here we are in the center of Galveston, French Quarter. Wow. Solo per un caffè con la Pina. Allora qui siamo lei e Pina, c'è anche Paolo, siamo alla trattoria La Vigna. È una trattoria italiana, qui si mangia benissimo, cibo italiano, e loro sono siciliani e sono venuti qua 35 anni fa. Ah? Siete venuti qua in America dalla Sicilia 35 anni fa. 35 anni. Quindi solo per un caffè con Pina a Galveston. Salut. Buonissimo, caffè italiano finalmente. Houston, siamo vicino alla NASA e oggi è il 22 giugno, qui c'è la texana che ha dormito qui e stanotte ho dormito abbastanza bene, però c'erano degli insetti nel letto e allora ho preso il sacco a pelo e ho iniziato a dormire nel sacco a pelo. This is Africa. Come in Africa. Adesso vado a comprarmi un caffè e dopo arriva Paolo tra un'ora circa. Solo per un caffè a Houston. L'Africone è diventato un Ducati, multistrada. Quante moto hai, Paolo? Paolo ha 4 moto, dopo le vediamo. Go, go, go. È bello vedere queste differenze, come vive un italiano in America e sapere un po' di informazioni, quali sono le differenze rispetto all'Italia. Sono cose che mi affascinano molto e per questo voglio portare sul mio canale YouTube. Voglio che anche voi lo sappiate, la verità. Real America, così come dico io. Real America, Real Texas, go! Siamo arrivati.
Eccoci qua. Le texane, oggi però la texana è una Ducati. Questa è in italiana oggi, eh? Paolo. Italiana. Allora, Italian style, oggi sì. È Ducati. Hai quattro moto, sì. Giusto? Quindi Africona, Ducati, un Harley. Un Harley e un BMW, un R90 Racer. Ah, ok. Sì. Ok, quindi le hai un po' tutte, via. Sì, sì, un stile un po' diverso. Americane, italiane, giapponesi, tedesche. Sì. Ora, qui oggi ci troviamo allo Space Center, right? Sì. Cosa fanno qua? Vengono anche i piloti italiani, vero? Allora, questo qui, in pratica, questa qui è la base della NASA, il centro, cioè diciamo il quartier generale della NASA, no? Qui è dove avviene tutto, in pratica, dal centro addestramenti, dal reclutamento, da sviluppo, ricerca, avviene tutto qui. Qui dentro c'è di tutto, da ciò che vale sullo spazio, da dove studiano, cioè in pratica c'è la piscina più grande del mondo dove fanno simulazione come in assenza di gravità, no? Da qui vengono astronauti di tutto il mondo, anche italiani, infatti ci sono io ho conosciuto un italiano qui che si chiama Parmitano, è un famoso astronauta. Questo posto qui è immenso, non finisce però mai. Lo shuttle parte da... Sì, lo shuttle parte o dalla Florida, da Cape Canaveral, oppure dalla California, e sono anche i punti di rientro. Di solito dalla Florida si parte, dalla California si rientra, e poi con questo mezzo qui, no? Col 747 abilitato appositamente per portare lo shuttle sopra, lo riportavano in base da dove atterrano, dove ripartono, lo spostano dentro gli Stati Uniti. Infatti alcune volte tu lo vedi volare qui su, proprio qui sopra la NASA. Con sopra lo shuttle? Sì, 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 così, esattamente wow. Così. Amazing. Straordinario. E invece quello è il... come si chiama quello? Allora, qui in pratica c'è un'esposizione di tutti i vari mezzi che nel corso della storia della NASA sono stati utilizzati, e qui, poi qui dietro c'è tutto un parco, dall'altra parte ci sono depositi e così via, che si possono anche visitare perché qui dentro c'è il centro per fare il tour, no? E quindi qui dietro, qui ce n'è uno, ma poi ce ne sono anche altri dietro. Questi sono tutti razzi e missili e roba del genere che hanno spedito sullo spazio nel corso del tempo, evolvendosi fino poi ad arrivare allo shuttle. Fantastico. Sì, sì. Tanta roba qui. Ma comunque qui in zona, no? C'è tanto che ha a che fare con l'industria aerospaziale. Non solo c'è la NASA, ma ci sono anche molte aziende che forniscono la NASA e che lavorano in diciamo insieme alla NASA per lo sviluppo. Per esempio c'è una ditta, ci lavora un mio amico italiano qui, si chiama l'Axiom, no? Questi qui sono quelli che stanno sviluppando la nuova tuta spaziale, perché hanno la stessa da, non so, 40 anni, no? E quindi questi qui stanno sviluppando la nuova tuta spaziale che andrà sullo spazio a breve. Quindi ci sono tante queste piccole aziende che poi sono tutte legate a questo, certo, tipo di industria qui, no? C'è tanta gente che lavora, cioè questi qui danno tanto lavoro, c'è tanto da fare qui in zona. Bellissimo. Sì, sì. Moto parcheggiate, abbiamo messo tutto nelle borse, lasciamo tutto qua perché fa caldissimo. E adesso andiamo dentro a vedere lo shuttle da vicino. Stiamo entrando, il costo è 34,95. Guardate, questa è la riproduzione di un meteorite, e la cosa singolare è che mentre la maggior parte dei meteoriti quando cadono nello spazio stanno fermi, questo roteava. Rocket Park, let's go, Rocket Park. Il prossimo step è portare la Africona sulla Luna. Go to Moon. Stiamo spostando con questo mezzo al Rocket Park, dove sono esposti tutti i razzi che si sono evoluti nel corso degli anni, nel corso del tempo. Longhorn, big guys. Queste ti fanno le bistecconne. Mi sta spiegando Paolo che qui dentro, nell'area della NASA, c'è una sorta di ecosistema, quindi tengono degli animali. Abbiamo visto i longhorn, poi ci sono anche dei cervi, mi dicevi Paolo. Tantissimi. Awesome. Al calare del sole loro escono, perché escono per mangiare, ne vedi tantissimi su qui in giro. Magari li spediscono nello spazio. No. Quindi ora vedremo una carrellata di razzi, e questo qui è un razzo che hanno usato per sviluppare, fare lo sviluppo poi dell'Apollo. Giusto Paolo? Sì, sì. Tra il 1963 e il 1966, ora lo vediamo. E qui invece abbiamo il Mercury Redstone, che è il primo che ha portato degli astronauti nello spazio. Immagina, questo qui non solo è stato il primo, ma era pilotato da un solo astronauta. Quindi wow. Qui c'era soltanto un uomo. Soltanto un uomo, è alto quasi come un palazzo. Come una palazzina. Guardate, infatti la foto, che fa vedere, stava lì come una sardina.
Fantastico. Tanto per farvi, per darvi un'idea, questo è il motore, è uno dei motori del Saturno. Alto quasi 6 metri. Pensate che solo uno di questi motori ha una spinta di 1,5 milioni di pounds. Immaginate veramente, lo tocco, è stato nello spazio. Allora, 1,5 milioni di pound per 1, 2, 3, 4, 5, quindi fate il calcolo, guardate che bestione. Veramente impressionante qui vederlo dal vivo. Quindi abbiamo davanti a noi l'Apollo e come vedete qui ci sono queste bandiere con i vari numeri e sono tutte le missioni che ha compiuto l'Apollo. So, this is the Apollo rocket, right? And on display here we have all the flags that represent all the different missions that the Apollo went through throughout the years. Awesome. Di qui poi ti dà anche la storia di ogni missione e ti spiega cosa è successo nel corso di ogni lancio. È incredibile come l'ingegno umano sia riuscito a creare una cosa così. Questa è la partenza e il terreno vibra. Qui è illustrata la missione numero 11, che è la prima missione nella quale l'Apollo 11 è atterrato sulla Luna. Porteremo l'Africona sulla Luna. Go Africona go. E siamo alla missione numero 16, Apollo 16. Ed è stata la missione dove l'uomo è ritornato sulla Luna e la particolarità è questo mezzo che utilizzavano per muoversi sul terreno lunare. Guardate. E la prossima missione porteremo l'Africona. Allora, questa è anche una foto molto controversa, perché qui ci sono quelli che dicono che in pratica questa è stata una finzione, l'ho fatta con Photoshop. In uno studio, con Photoshop, perché la bandiera si muoveva e sulla Luna non c'era il vento. Ancora fino ad oggi ci sono quelli che... Anche l'ombra dicevano che non c'era l'ombra. Apollo 17 è stata l'ultima missione dell'uomo sulla Luna. La particolarità è che hanno percorso la distanza massima con i mezzi terrestri e anche che hanno portato dei geologi che hanno raccolto un sacco di campioni lunare per lo studio e lo sviluppo. È la missione che è stata 7-19 dicembre 1972. L'atterraggio l'11 dicembre 1972. Solo per darvi un'idea, questo è il trasporto eccezionale che hanno fatto per portare l'aereo che ha sopra lo shuttle che voi avete visto fuori esposto. Guardate che lavoro che hanno dovuto fare. Qui abbiamo tutta una collezione di metalli che appartengono al suolo lunare. Guardate. Per non degradare questi reperti, perché sulla Luna non ci sono esposizioni all'umidità, gli agenti atmosferici, vengono mantenuti in questo contenitore dove c'è il nitrogeno. E questo è proprio il mezzo rover che hanno usato nell'ultima missione per fare per percorrere la distanza massima sul suolo lunare. Guardate anche la riproduzione, veramente realistica, si vede la Terra, l'idea che si ha quando si è sulla Luna. La Terra si vede così. E quando si ritorna sulla Terra, immaginate gli astronauti sdraiati così. Qui abbiamo anche il ricordo del cappello di Kennedy, che è stato assassinato, abbiamo visto il memorial al Fort Worth. Quindi questo è l'ultimo progetto Mercury, sì. Ma è anche il primo, sì. Dove all'interno, vedete, sì, qui, sì. C'era un astronauta. L'astronauta chiama questo progetto Fate 7. Proprio per la fede che aveva messo, perché qui andiamo oltre il rapporto di guadagno di una professione, qui è proprio una fede che bisogna avere per stare qui dentro, sparati nello spazio. Immaginate l'evoluzione che c'è stato nel tempo. Questa è una tuta di un astronauta, è una delle prime. Guardate. Questa che avete in alto è una riproduzione della stazione spaziale. E qui vedete una capsula che è proprio un componente della stazione spaziale stessa. E qui vedete le immagini degli astronauti che lavorano nello spazio, guardate. La preparazione e come vivono, perché poi sono esseri umani, quindi mangiano, bevono e fanno i loro bisogni. Come si adattano nello spazio
È incredibile come l'uomo sia riuscito a fare così tanto. Guardate, qui all'interno della stazione spaziale c'è anche la palestra, perché comunque credo che il corpo umano, essendo esposto a una gravità diversa, abbia bisogno di mantenersi, perché purtroppo i cambiamenti e gli adattamenti del corpo sono continui, quindi il corpo umano purtroppo si adatta a quello che, agli stimoli che ha, quindi essere a una gravità inferiore a quella della Terra sicuramente non è una cosa bella. Immaginatevi, siete nella capsula con la frutta che naviga perché non c'è gravità e voi dovete mangiarla. Tutti i gesti più normali della vita comune sono difficili. Paolo, che cos'è questo? Lo shuttle? Allora, adesso stiamo entrando dentro il 747 che trasporta su lo shuttle. Questo in pratica. E qui si vede proprio la struttura che gli consente di arrivare ad alte temperature, vero? Come sono fatte queste specie di piastrelle. Pratica, tutto il sotto dello shuttle è ricoperto di queste piastrelle che sono resistenti a temperature altissime e consentono allo shuttle di entrare nell'atmosfera. Eccoci all'interno del 747, vedete qui ci sono ancora i sedili originali che sono chiusi in questa vetrina. Qui c'è anche la ricostruzione, ma l'abbiamo visto dal vivo con la dronata. Wow! Queste sono immagini vere. Guardate questo simulatore per darvi l'idea di quando lo shuttle si appoggia sul 747. Go Paolo, go. Praticamente la fusoliera, giusto? Si schiaccia. La struttura per il peso si comprime, incredibile. Finalmente entriamo nello shuttle. Questo è il portello della capsula per uscire fuori nello spazio. Wow. Guardate il bagno. Bisogna legarsi, sennò volate via. Qui è molto bella questa immagine che fa capire proprio l'utilizzo dello shuttle, che è proprio utilizzato per trasportare i materiali, vedete? Qui si apre, ci sono i bracci che fanno aprire completamente la parte superiore. E qui adesso vedremo la cabina di comando. Eccola qui, la cabina di comando. Questo disegno che rappresenta appunto i voli che ha fatto questo mezzo, e ha fatto 57 voli con sopra Apollo, pensate un po'. Più altri 5 voli così, libero. Ritorniamo alle moto, go! Spettacolo, veramente da vedere. Must see. It's a must see, guys. Real Houston, Real America. Come vedete, muoversi qui in queste grandi città è sempre difficoltoso. Tanto traffico e qui tanto caldo. Anche se oggi dice Paolo che non è una delle giornate più calde e più umide, a volte c'è molta più umidità. Comunque per me è abbastanza caldo, sono sincero. Preferirei il clima fresco della costa californiana con quel vento freddo che spinge dal Pacifico. Ma siamo a Houston e va bene così, ed è veramente un piacere visitarlo con Paolo, perché conosce veramente tutto. Houston, Texas, my first time here in Houston. E guardate un po', vi ho portato a vedere una concessionaria Honda. Già c'è la Goldwing pitturata sulla parete. Una Honda Goldwing che sfreccia sulle highway di Houston. It's Honda, Honda Family. Andiamo a vedere che cosa bolle in pentola qui, Honda Houston. Guardate tutti i modelli custom che qui in Europa non arrivano. Honda Houston, siamo arrivati anche qui, quella texana. Guardate, la Goldwing della polizia. Wow. Siamo nell'officina di Honda Houston. Loro hanno sono associati alla polizia, alla Metropolis, quindi gli curano la manutenzione di tutte le Goldwing. La Metropolis qui usa le Goldwing, e quindi vedete hanno anche questa, che è il modello precedente alla ultima. Molto interessante, molto interessante, visto che in Italia la polizia stradale non ha assolutamente le Goldwing, purtroppo. Ecco qui una vista dalla concessionaria. C'è una Goldwing qui usata,
hanno un Africa Twin, qui le varie moto da cross, CRF 300 nelle due versioni, un punto di riferimento qua a Houston, che hanno le Rebel, hanno anche tanto usato. Paolo, thank you, grazie. Guardate dove mi ha portato, sul molo di Galveston. Sembra veramente 2 secondi fa che ero sul molo di Santa Monica a Los Angeles. Sono già passati 4000 km e siamo qui nel Golfo del Messico. Proprio qui si tiene la Lone Star Rally, una delle bike week più, la bike week più famosa del Texas e una delle più famose in America. Go Texana go! Un saluto a Beppe, go Beppe go! È arrivato anche qui, moto macchione, a Galveston. Ciao Beppe, ciao Sticky. E siamo tornati qui a trovare i nostri amici procioni nella parte est di Galveston. L'aria qui è freschissima, cioè cambia tantissimo rispetto alla parte di Houston. Eccoli qua, go procioni go. Paolo, abbiamo una missione, dar da mangiare il raccoon. Go raccoon go. Go raccoon go, go procione go. Go, go raccoon go. Ciao raccoon. Solo per dar da mangiare un procione. Batti 5. Bravo. Hi buddy. Qui scatta la lite familiare. Raccoon, fate i bravi. No, sono tuo amico, I'm a friend. Raccoon. Pum pum pum. Pum pum pum. Ah ah ah. Hey buddy. Raccoon, guarda che regalo vi faccio. Thank you Dan. Thank you Dan guys. Catfish. Yeah, we have more. Somebody wow. Gave it to you? Yeah. Huh? You didn't catch it. Look at this. Yeah. Catfish. Look, look. Yum, yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Buddy, go. Go raccoon go. Go. Give me 5. Go raccoon go. Go raccoon go. Ripartiamo e andiamo a prenderci un caffè a casa di Paolo. Galveston alle mie spalle, ci rivedremo un giorno. Ciao Galveston. Go. Eccoci a casa di Paolo. Ora vi svelerò il segreto del mio viaggio. Era venire a prendermi un caffè con Paolo e sua moglie. Go go go, solo per un ciao. Caffè. Solo per un caffè go a Houston go. Sì. Con Paolo, go, il texano. Thank you guys. Ciao, ciao. Good night. Go. Veramente un'esperienza fantastica qui a Houston. È bello anche conoscere la moglie di Paolo. Grazie Paolo. Grazie mille. Go.